Questa crostata light a basso indice glicemico è una vera bomba. Perché? È così buona? No, perché ho usato l'eritritolo! Ciao amici, a sentire le voci in giro questo eritritolo è una vera bomba quando si parla di dolcificanti. Ma è davvero così? È sicuro o ci sono rischi nascosti? È vero che causa infarti, diabete, che fa venire la diarrea? Oppure possiamo usarlo senza problemi? E soprattutto perché usarlo al posto di altri dolcificanti? Moltissime persone mi hanno scritto chiedendomi informazioni sull'eritritolo. Simona, cosa ne pensi? Così mi sono documentata, ho letto decine di articoli, ho approfondito di persona gli studi scientifici per capire bene di cosa si tratta. E ho deciso di fare un video per rispondere a tutti e anche per dare informazioni nuove a chi non aveva e non ha seguito la questione. Ma intanto mettete subito un bel mi piace a questo video, come ai vecchi tempi, tanti mi piace, tanti nuovi video, così YouTube fa vedere queste informazioni a tante più persone. Allora, per prima cosa vi ricordo la mia regola principale. Se all'improvviso tutti parlano di un argomento e va tanto di moda, c'è qualcosa sotto. Significa che l'industria alimentare lo sta promuovendo per venderlo e difficilmente l'interesse principale dell'industria alimentare è la nostra salute. Detto questo, vediamo ora i 5 punti più importanti da sapere sull'eritritolo. 1. Cos'è l'eritritolo? L'eritritolo è un poliolo, cioè uno zucchero alcolico. Ma non facciamoci trarre in inganno, non contiene né alcol né zucchero. È una molecola a base di carbonio, come i carboidrati, capace di stimolare il sapore dolce nelle papille gustative, ma non è né uno zucchero né un carboidrato. Di recente se ne è parlato spesso perché è sempre più usato come dolcificante al posto di altri dolcificanti artificiali. 2. Da dove viene? In natura l'eritritolo si trova in due posti. Beh, uno è la bustina del dolcificante. Ho detto in natura. Uno è il cibo. Certi cibi contengono naturalmente eritritolo, frutta come uva, pesche, pere e anguria, e cibi fermentati come birra, vino, formaggio e salsa di soia. L'altro posto dove si trova l'eritritolo è, pensate un po', il corpo umano. Dopo che hai preso il caffè con la bustina del dolcificante, vedi che avevo ragione. Ma no! È il corpo umano stesso che produce eritritolo e ha una funzione ben precisa. È un antiossidante che serve a riequilibrare le molecole ossidative generate dal metabolismo degli zuccheri. Ah, se è un antiossidante fa bene allora. Video finito, ciao, grazie. No, purtroppo non funziona così, attenzione! L'eritritolo che trovi nella famosa bustina non è quello che produce il tuo corpo e nemmeno quello che trovi nella frutta. È un prodotto industriale che non esiste in natura e per questo bisogna conoscerlo bene per capire se, quando e come usarlo. E veniamo al punto 3. Perché si usa? L'eritritolo è un dolcificante artificiale creato in laboratorio con formule chimiche. Ha molti vantaggi. Non fa venire la carie? Ha pochissime calorie, 0,2 calorie per grammo, ha un potere dolcificante un po' più basso dello zucchero bianco, ma non ha quel retrogusto amaro tipico di altri dolcificanti. E, importante, non provoca picchi di insulina, cioè non altera la glicemia del sangue perché non viene coinvolto nel metabolismo degli zuccheri. Infatti è stato creato per i diabetici e per chi deve tenere sotto controllo l'indice glicemico per motivi di salute. Poi, come sempre, l'industria alimentare cerca di trasformare ogni cosa in un prodotto di massa per i profitti. La maggior parte di questa sostanza dell'eritritolo viene abbattuto, cioè eliminato dalle urine entro 48 ore. Ma in queste 48 ore, che cosa fa nel nostro corpo? Ho fatto male allora a metterlo nella crostata. Immagino che anche molti amici se lo stiano chiedendo, ma infatti questo eritritolo è sicuro? Adesso lo vediamo, ma intanto, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così più siamo e più YouTube fa vedere questi video a chi cerca informazioni per vivere in modo consapevole e naturale.
4 l'eritritolo, quindi è sicuro? Se leggete in giro ci sono come sempre notizie contrastanti. Il fatto è questo: l'eritritolo prodotto dal corpo e quello prodotto nel laboratorio hanno due funzioni e due azioni completamente diverse. Le quantità prodotte dal corpo sono minime e quando si alzano rappresentano addirittura un marker di infiammazione. Quindi la risposta è questa: la quantità è la chiave, non bisogna esagerare. Io personalmente non lo userei per fare i dolci nelle stesse quantità con cui si usa lo zucchero, perché come dolcificante è abbastanza recente e non ci sono studi scientifici sugli effetti a lungo termine di questo prodotto. Potrebbe essere come per altri dolcificanti artificiali che, dopo averli venduti per anni come prodotto sano, scoprono che sono dannosi. Non si sa, ma nel dubbio meglio usare la moderazione. E questo ci porta al prossimo punto, 5, l'ultimo punto: la mia visione secondo la naturopatia. Secondo la mia naturopatia integrata, il metodo che ho creato e utilizzato per oltre 25 anni, la questione dell'eritritolo si risolve in maniera abbastanza semplice, cioè con la regola della bisnonna. Scusa, ma che regola è? Se tu chiedessi ipoteticamente alla tua bisnonna di fare la crostata con l'eritritolo, lei capirebbe cosa le stai dicendo? Che domanda! La mia bisnonna squalina non riuscirebbe neanche a pronunciare il nome. Ecco, allora, meglio evitare, e non è una battuta. Se la nostra bisnonna, leggendo un'etichetta, un ingrediente sull'etichetta, non capisce di cosa si tratta, vuol dire che in natura non esiste e molto probabilmente il nostro corpo non è geneticamente programmato per assimilarlo in modo ottimale. Quindi, se dovete usare l'eritritolo per motivi di salute, come per il diabete, ovviamente va bene, è il motivo per cui è stato creato, e gli altri zuccheri invece non vanno bene. Ma per tutti gli altri, meglio scegliere qualcosa di naturale, come lo zucchero di cocco, lo sciroppo d'acero, il miele, anche lo zucchero di canna, quello integrale, naturale, non quello bianco saltato in padella, mi raccomando. E con queste dolci note, amici, adesso avete un'idea più chiara su quello che serve conoscere sull'eritritolo. Condividete questo video per diffondere informazioni equilibrate e attendibili sull'eritritolo, così potrete aiutare tante persone a fare la scelta più giusta quando si tratta di dolci e dolcificanti. Io vi aspetto nel prossimo video. Nel frattempo, mangia consapevole e vivi meglio con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Se non ti ho sentito.